Mariana Bucci che ci parlerà dei poteri del Congresso di Stato. Se li vuoi aumentare, no? Sì. Buonasera. Allora, dunque, io chiudo un pochino la riflessione che è stata fatta questa sera con un'ulteriore riflessione che abbiamo fatto come coalizione, cioè cosa differenzia il nostro programma, che sarà bellissimo, dagli altrettanto bellissimi programmi delle altre coalizioni e delle altre liste in ballo alle prossime elezioni. E, come già stato detto all'inizio, credo, da Federico, il fatto che questo è un gruppo di persone che hanno le mani libere, persone autonome dai poteri forti e da tutti i condizionamenti esterni che condizionano il Congresso di Stato, cioè queste persone qui, i segretari di Stato. I segretari di Stato in questa legislatura sono 9 e non solo loro, ma anche i segretari di Stato precedenti negli anni hanno accentrato nelle loro mani dei poteri che non sono propri del governo, ma sono propri della pubblica amministrazione, dando un largo spazio a clientelismo, discrezionalità e corruzione di vario tipo. E in questa slide vedete un po' di questi poteri amministrativi, no? Che va dal rilascio delle licenze, alle assunzioni nominative, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in realtà la legge qualificata, spiega bene qual è il ruolo del Congresso di Stato, ed è questo qui, cioè quello di indirizzo politico-amministrativo. Quindi anche per quanto riguarda la PA, il segretario di Stato non si deve sostituire, ma deve dire ai vari uffici questo è il piano, facciamo un esempio, il piano sanitario che ha questi obiettivi da raggiungere, e il dirigente, quindi a cascata, poi tutti gli uffici devono raggiungere quel piano e il Congresso di Stato deve poi verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi. Questo non viene fatto. Oddio, magari il piano viene anche fatto, ma è una cosa solo che viene pubblicizzata, che non viene mai in realtà perseguita, come spiegava bene prima Alessandro. Ci sono tante belle leggi, tanti bei piani, ma non vengono mai applicati, vengono solo magari sbandierati sui giornali, ma rimangono lettera morta. E quindi, tornando alla slide precedente, vediamo che in realtà quello che fa il Congresso di Stato è questa cosa qui. Vi faccio un altro esempio di cosa dovrebbe fare e in realtà non fa, e mi riallaccio qui a Davide. Il Congresso di Stato, e nello specifico il segretario agli esteri, dovrebbe dare l'indirizzo politico, ad esempio, per i negoziati con l'Unione Europea. A noi ci è stato detto più volte, anche durante le riunioni istituzionali, direttamente dal consulente della segreteria esteri, che questo indirizzo politico non viene dato, cioè ci sono i tecnici, sono pagati, ma lo Stato non dice in che direzione devono andare questi negoziati, non lo dice, non si sa se vogliamo le quattro libertà, non si sa se vogliamo il TTIP. Praticamente San Marino in questo negoziato è una parte passiva che per ora subisce solamente le scelte dell'Unione Europea, e di questo il segretario Valentini è conscio, perché tutte le volte allarga le braccia e dice io cosa ci posso fare, e quindi stiamo andando avanti in questa maniera. Quindi non fa quello che dovrebbe fare per legge, e in realtà fa tutte queste altre cose. Questa sera ve ne spiego un paio. Allora, qui abbiamo una delibera che tratta un'assunzione nominativa di una persona all'interno della PA. Questa è una persona che nel 2013 è stata assunta, questa è una delibera pubblica, la trovate sul sito degli interni, all'interno dell'ufficio di Fondis, senza bandi, senza concorsi, senza requisiti, senza niente. È stata assunta per un periodo determinato, diciamo di 6 mesi, come se fosse una cosa temporanea. In realtà questa persona lavora ancora all'interno di Fondis. Questo è solo un esempio, perché ce ne sono decine di persone che hanno fatto questo percorso. La stessa stabilizzazione dei precari che è avvenuta recentemente, diciamo che in tempi elettorali non è qualcosa di così trasparente, di così chiaro. E noi ci siamo chiesti, questa persona la cui vita lavorativa è legata al doppio filo alla presenza di un segretario di Stato o di un gruppo politico all'interno del congresso, si sentirà libera di votare il programma migliore? Li leggerà i programmi elettorali? Io sinceramente non credo. Me lo auguro, ma sarà difficile, probabilmente penserà alla propria sopravvivenza, alla sopravvivenza del proprio posto di lavoro, e così come lei, tante altre persone che appunto hanno la loro vita legata a doppio filo a quella di una certa parte politica.
Andando avanti, un altro caso eclatante di strapotere del Congresso di Stato è quello che riguarda il rilascio e la revoca delle licenze delle imprese. Stranamente, come tutti sapete, per aprire un'impresa bisogna recarsi all'ufficio industria, chiedere la licenza, compilare le scartoffie e così via. Questo non avviene per tutti i tipi di industria, ci sono di impresa, ci sono alcune categorie merceologiche che sono elencate in questo decreto che è del 2007, dove per tanti settori un potenziale imprenditore deve andare dal Congresso di Stato a chiedere la licenza, quindi non in un ufficio, ma deve andare dal segretario di Stato. Esatto, direttamente anche qui a negoziare, perché comunque sia... come vedremo alla fine, anche queste operazioni non sono mai limpide. Quindi se ad esempio volete aprire un'impresa nel settore merceologico dell'edilizia, dovete andare al Congresso di Stato e chiedere posso aprire la licenza e loro decideranno sì o no. E, non solo... avanti. Ok. Questo potere, che si chiama potere concessorio, è un potere che è un po' scomodo ai segretari di Stato, nel senso a loro piace averlo, amministrarlo, però pubblicamente lo denigrano, e infatti abbiamo qui due dichiarazioni del 2014 dove c'è Arzilli, segretario dell'industria, e Belluzzi, segretario del lavoro, che dicono basta col potere concessorio, e addirittura il potere concessorio è un ricordo del passato. Questo purtroppo non si concilia con la realtà, perché queste due persone, mentre erano al governo e negli anni dal 2009 al 2014, hanno ampliato questo potere concessorio, cioè hanno definito, non loro da soli, ma tutto insieme ai loro colleghi, giustamente tutto il governo, altri settori per cui è necessario il nulla osta del governo per poter aprire per poter avere una licenza per aprire un'impresa. Quindi vediamo questa incoerenza, no, tra quello che viene detto pubblicamente e in realtà la volontà di ampliare ancora di più questo potere che già era enorme ed è stato ulteriormente rafforzato. Avanti. Questo è un potere molto pericoloso perché come capito bene lascia ampio spazio alla corruzione. Le indagini che ci sono state sul conto Mazzini, questo è un testo tratto dall'ordinanza di arresto di Gabriele Gatti, spiega bene in che modo venivano rilasciate le imprese, cioè il segretario di Stato, i segretari prendevano delle tangenti, no, per decidere se rilasciare o no questo nulla osta. Addirittura alla fine c'è una frase di Germano De Biagi che dice: Fiorenzo Stolfi faceva, riferendosi alle licenze, questa sì, questa no, questa sì, in base a chi aveva pagato la tangente o chi no. E questa è una cosa molto grave, perché ad essere favorito non era il progetto industriale meritevole, ma la disponibilità del singolo imprenditore a pagare tangenti alla politica. Quindi nella più assoluta discrezionalità del congresso. Questa secondo me è una parte molto importante, cioè abbiamo voluto fare questa slide perché è un sistema che a San Marino conoscevano tutti, però con queste indagini è proprio venuto a galla e vogliamo metterlo nero su bianco perché nessuno possa dire io non lo sapevo, tutti lo sapevamo e tutti sappiamo che queste persone non toglieranno mai potere al congresso di Stato perché hanno tutto l'interesse a mantenerlo ben stretto. E il problema è che se il Congresso di Stato continua a rafforzare e a abusare così del suo ruolo, si potranno fare tutti i programmi elettorali più belli del mondo, ma nulla cambierà mai, perché le vite delle persone, la potenzialità delle imprese, anche l'innovazione, lo spirito creativo di cercare di migliorare il paese facendo impresa è compromesso sin dall'inizio. Quindi programmi elettorali fatti da persone o gruppi che non hanno questa potenzialità diventano carta straccia alla fine, perché non si cambia alla radice. L'ultima slide, ecco, dice appunto che negoziare queste persone, questi imprenditori preferivano negoziare con la classe politica dei vantaggi occulti in termini di esenzione fiscale e utilizzazione efficiente. E poi l'ultima parte dice: la brama di facili guadagni è diventata più invadente che mai e ha costituito il fattore principale di resistenza al cambiamento e di conferma dell'assetto politico esistente. Questo è molto importante perché anche in queste elezioni è un po' la cartina tornasole del fatto se i sammarinesi vorranno cambiare o no, perché quello che verrà fuori nella campagna elettorale è un'altra proposta per allentare i sammarinesi, cioè
il nostro è un paese indebitato, alcune soluzioni vi proporranno di far arrivare imprenditori che magicamente compreranno il nostro debito, ci ricopreranno di soldi e tutto tornerà come prima. Bisogna vedere se abbiamo il coraggio di dire no, le soluzioni se le troviamo in casa da soli con le nostre forze, vogliamo diventare grandi, oppure esatto, oppure svendiamo la nostra sovranità e poi